Ciao a tutti ragazzi, Qui per Normal Comics. e benvenuti in questo nuovo episodio della carriera allenatore con la Fiorentina. Dobbiamo registrare di frettissima perché abbiamo un po' di impegni, infatti probabilmente questo video o verrà di due partite oppure tipo verrà tagliato, Verrà fatto montaggione. registreremo le prossime partite in un giorno diverso da quello in cui stiamo registrando oggi. Dunque, Udinese in trasferta, una bella settimana di riposo e Juventus. Queste sono le organizzazioni di campionato che ci piacciono. Vorremmo vendicarci dopo la sconfitta in Coppa Italia che brucia ancora un bel po'. Tra l'altro, dopo un'altra settimana ci sarà la partita contro il Torino, una delle squadre con cui ci stiamo giocando i posti alti, quindi si entra veramente nel vivo di questa Serie A che deve vedere la Fiorentina fare lo step successivo. Avete visto come Williams ha fatto il primo gol in Serie A? Avete visto come Belotti non Non ha riesce a fatto fare. neanche il primo, In che sia la realtà sua azione. ha fatto i primi, ma non riesce a farli su azione, cosa abbastanza grave, sinceramente, per un attaccante. Ragazzi, io fin quando Vavro gioca bene direi di Eh tenerlo, sì. perché ha fatto degli interventi che io non ho visto fare sinceramente a Milenkovic. Savic e Lindelof in Savic realtà sì, dai. sì, però Vavro, Milenkovic, bravo Vavro, tanta roba. Poi Under, Magnello, io confermerei questi. vabbè. Ok. Confermiamo questi, dai. Magari poi per la prossima con la Juve facciamo qualche cambio. Ci vediamo in campo contro l'Udinese. Eccoci in campo, Udinese-Fiorentina. Forza ragazzi, cerchiamo di continuare come stiamo facendo perché stiamo giocando veramente molto bene. Dobbiamo continuare così, senza fermarci, senza fare passi falsi. No! Vantaggio Udinese. Ecco, non fare passi falsi, Qua c'è vantaggio stata una Udinese. serie di errori della difesa alla fine. Segnato, non so chi sia, forse il Cusetto, non ho Fa idea. niente, sono i primi No, è minuti, sono i primi minuti, Mandragora. fa niente. Fa niente di nuovo. Sappiamo bene che un gol si può rimontare. Qui boh. Anche due, Li perciò. butti in palio, Forza, butti in palio. giochiamo come sappiamo fare noi. E Under. Cengiz Under riesce già ad apparare No, la prima. eh no, è Barella. E Barella, scusatemi ragazzi. È tra 14. Barella è riuscito ad apparare già subito il gol, hai visto? Tra 14 e 18 mi ero un po' confuso con i numeri. Mi sono 15 e perso. 18 quanto fa? Citazioni. Ecco. Bellissimo il passaggio qui, ottimo calibrato, il tiro c'è stato tutto. Bene, bene. Infatti col destro mi sembrava strano che Under l'avesse azzeccata È vero. così. Infatti è stato Barella che di destro invece sa fare gol, ce l'ha dimostrato. Un altro centrocampista centrale che va al gol, ormai ci siamo abituati, ci dobbiamo abituare a questa cosa, che Come ci dobbiamo è abituare anche all'idea che Belotti non sta segnando. una realtà. Vabbè, vedremo di cambiarla questa cosa, ragazzi. Noi, cioè, Ci proveremo. vorremmo anche noi Però che dai, forza. segnasse. E sfondala, dai! E diventa tragicomico, cioè a me ora viene da ridere, sinceramente. Perché sta diventando tutto comico! Tutto comico, guardate qua, passano così in mezzo a due. È tutto comico, i cambi non si sono ancora fatti, ne ho fatto un quarto d'ora fa, non si sono ancora realizzati. Ah, Somareggio ci farà ricadere di nuovo. Oh mio Dio, siamo caduti di classifica, porca. Vabbè. Mi sale proprio il nervoso. E niente. Raga, la classifica si complica. Vabbè, veniamo rimpiazzati dalla Roma a pari punti, ma c'è Lazio a meno 1, Cagliari a meno 1, siamo tutti là purtroppo. E non c'è modo di liberarsi. La prossima partita sarà col Torino, non la giocheremo oggi, la giocheremo Un altro sempre giorno. nello stesso episodio, penso, Sì, sì, oppure sì. no, non lo so, lo vedrete stesso la video, ragazzi, non ne ho idea, sinceramente. Fatto sta che appunto quel quarto posto non si complica perché Roma e Napoli viaggiano. E raga, andiamo in campo anche contro il Piemonte e vediamo di fare lo scherzetto a questa squadra che ci ha buttato fuori dalla coppa. Eccoci in campo, ragazzi, subito si inizia senza perderci in chiacchiere per giocare contro il Piemonte Calcio, per cercare di giocare bene. Non che abbiamo giocato male con l'Udinese, non fraintendiamo, però si deve cercare di vincere, di fare uno step in più necessario che ancora fatichiamo a fare. Mannaggia tutto. Gol di Ronaldo, su errore mio in uscita. Ci prova Zielinski col sinistro, ma la para Szczęsny. Troppo pochi highlights perché facciamo poco. Effettivamente non riusciamo a fare molto. Barella. Dio, che gol! Mamma mia, di una liberazione sto gol, possiamo pure perderla, mo. Non me ne frega nulla. Ma di una liberazione sto gol, Ma ragazzi. no, è Ma passata in mezzo al mondo, abbiamo fatto dei tiri normali, cioè. Barella è il secondo gol che fa. Tipo, Fa azione paura. simile che poi la tira da lontano. Ma che tiro è? Mamma mia. Roberto Carlos, Ronaldinho, tutti insieme. Lindelof.
No, c'era il difensore. Tu non lo stanchi, non lo stanchi mai, neanche se gli fai fallo. James, Abram, Abram, tirala. Io l'ho cliccato, ragazzi. Lo so, l'abbiamo sentito. L'ho cliccato. Io ti ho fatto un velo troppo bello. Nel passato, Sadio Mané, mamma mia. E vai, ma dai, due tiri hanno fatto questi. Milenkovic l'allunga, Tolisso, maledizione, Tolisso. No, continua. Non ci sono spazi, raga. FIFA, sei un infame. Come dobbiamo fare? Cioè, l'hai visto? E niente. E la Juve ce lo mette un'altra volta a questo. Oh, mamma mia, sti passaggi, però. Basta, si muove pure tu. Niente, raga. Guardiamo contro il Piemonte. Ora noi smettiamo di registrare, per voi passerà un secondo. La partita con la Fiorentina, ma finiamo senza voce, personalmente io. Eppure abbastanza storzellati, perché sinceramente, ecco, vedi, cadiamo di nuovo all'ottavo. Mamma mia, le come sono vicini. Le buffe di meno. Eh no. Mo altro che Europa League qua. Mannaggia, raga. Eccoci tornati a registrare, perché ovviamente non è passato del tempo. C'è però una novità rispetto a, appunto, alle scorse due partite. Riguarda i nostri giovani, la nostra squadra primavera, perché l'osservatore mandato in Argentina ha trovato Daniel Jara. Sembra davvero il regen di Williams, cioè COC, media altezza, con un totale già altissimo, quindicenne, con un potenziale ancora più alto. E anche lui lo terrei davvero d'occhio. Poi l'obiettivo dei giovani è quello con la, diciamo, con l'aspettativa, con la priorità più alta, quindi in realtà dovremmo concentrarci molto su questo obiettivo. Ingaggia due giovani in prima squadra nella stessa stagione in cui sono stati seguiti e schierali per 10 partite dall'inizio gara in corso è pressoché impossibile. Però noi, allora, se non sbaglio, Peters e Lefebvre li abbiamo ingaggiati proprio entrambi in questa stagione. Ora non so però se erano stati seguiti nella stagione precedente, ho il dubbio che siano stati seguiti nella stagione precedente. Quindi noi magari proveremo a fargli fare qualche partita agli ultimi 5 minuti, ma non so quanto potrà funzionare. Poi aumenta il valore di un giocatore del vivaio di almeno 10 punti, schierolo per 5 partite. Questo Williams non varrebbe. Williams però l'ha fatto l'anno scorso. Ora Peters mi sa che è aumentato di un po'. Allora, Peters è aumentato di 7 punti e ha un grande potenziale, ha solo 16 anni, questo veramente allenato, come stiamo facendo, può diventare fortissimo. E però c'è da capire se lui ci vale come giocatore di questa stagione. Però vabbè, cercheremo comunque di dargli un po' di spazio. Tra l'altro non mi ero accorto di quanto fosse cresciuto. 7 punti pure per Williams in questa stagione, che tanta roba. È tanta roba. Lefebvre deve ancora un po' migliorare. Ma l'abbiamo messo da poco, quindi ci può stare. Per il resto, dai, direi che tutto ok, va pure già salito. Andiamo in campo contro il Torino per quest'ultima partita di questo episodio, partita fondamentale perché il Torino ha 50 punti, non bisogna cadere anche oggi perché si rischia di cadere nella seconda metà di classifica, bisogna restare al passo. È iniziata la partita, giornata abbastanza nebbiosa a Torino, non c'è una visibilità proprio ottimale, però comunque giocare bene nonostante queste piccole difficoltà. Mamma mia, Vavro, ragazzi, è l'acquisto più azzeccato di questa stagione. Palle per Ames. Vai! Il gioco. No, è irregolare. È irregolare. Tu pensi sempre sia fuori gioco, a prescindere. No, qui... Non lo era, gliel'ho passata prima che superasse il difensore. Qui c'è stato un ritardo abbastanza clamoroso. Guardiamo James. I molari di Ames, è così. Ames, 1-0. Grande Vavro, ragazzi, recupera tutti i santi palloni. Assist. Perfetto. Di Barella e gol di James. Bel gol. Rodriguez. Ragazzi, Vavro fa il fenomeno. Io... Lo stiamo mettendo titolare molto molto spesso e secondo me si sta meritando lo spazio e direi che aver pagato la clausola per lui è stata una mossa azzeccatissima. Ce lo siamo portati a casa senza troppe difficoltà. Ora la Fiorentina vuole ancora attaccare con Zinischi e prova ad andare, se la porta sul sinistro, poi rientra ad Abram, se la tiene sul destro, l'appoggio per Tolisso, col sinistro Tolisso. Oh, c'è arrivato anche lui vicino al gol qui, Dobbiamo continuare a produrre tanto in campo e cercare di raddoppiare. Non accontentiamoci del vantaggio, ragazzi, mi raccomando. E cerchiamo di capitalizzare il più possibile le occasioni, perché qui già ne abbiamo sprecata una abbastanza importante. Ames vede dentro Castagna che ha tagliato. Castagna di tacco per Abram. Il sinistro. E la Luca! 2-0! Luca, signori! Abraham! 2-0, grande azione corale della Fiorentina. Il tacco di Castagna è stato proprio
Divino, divino. La perfezione, questo ci siamo intesi benissimo. Qui si è portato una difesa a spasso. Una difesa. Qui Siriku poteva fare meglio, ma non fa nulla. Abramo ha lasciato... fatto un tiro bellissimo, secondo me. Sì, sì, bello, bello. Anche abbastanza angolato. Sembrava più centrale nel momento del tiro. Invece, poi con il replay è stato comunque abbastanza angolato. 5 gol in Serie A, come tutti. Come tutti. Quasi tutti dal centrocampo. Nessuno in doppia cifra. No, penso, no, solo Belotti, ma che ha fatto gol con la Roma, quindi no, nessuno in doppia cifra quest'anno, però comunque stanno segnando tutti, quindi va bene lo stesso. 2-0 contro il Torino, non esaltiamoci perché manca ancora un'intera seconda frazione di gioco, quindi non facciamoci... Mamma mia! Non esaltiamoci, ragazzi, qui che palo hanno trovato. Però attenzione che erano un po' scoperti alla ricerca del gol per accorciare le distanze, quindi James può portare avanti il contropiede. Zielinski, la palla è per Chiesa. Non è andato. Fallo questo. Cazzo, fallo. No! Ma è fallo. Pensavo. No! È in gulo. Ha passato prima che volevo. La tua tifa mi fa. Ragazzi, Inter e Napoli stanno pareggiando, è apparso nella schermata, risultato che in realtà non è male, perché Anzi. È vero che sono entrambe molto sopra di noi, però se si fanno del male a vicenda, a noi di certo non dispiace. Andare Olivier Giroud, andare, Vavro deve andare a chiudere, Vavro in chiusura, fine, ci pensa la fonte, il calcio di no, ho scivolato 10 anni prima, ma dai, ho scivolato 10 anni ridicolo, prima. Ridicolo, ridicolo, rosso! No! Ridicolo, ridicolo! No, c'è un replay, gentilmente. No! Ma no, 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 no! Questo è un bug di FIFA, ragazzi. No! No, assolutamente. Ma no, ma ha tirato prima! Ma ha tirato 10 anni. No, io lo voglio far rivedere. Che forse, lo voglio rivedere, Beppe. Forse non si è capito. È gravissimo dare un rigore del genere. FIFA, cosa dovete fare con questo? Ha scivolato facce? Prima! Qua, ma arriva. Ma. È caduto a terra, cioè. Non c'è l'opzione, guardate, guardate là in fondo, guardate. Quello è a terra e quello ci cade addosso. Cioè è Giroud che fa fallo, gli cade addosso. Ma no, io non ci posso credere. Ragazzi, questo è uno scandalo. Secondo me è scandaloso, va alla fonte a parare ad Unal, vediamo un po'. Ah. Arriva il gol di Unal. Accorcia le distanze il Torino, ora farei qualche cambio. Metterei sicuramente un centrale sacrificando qualcuno. Magari sacrificherei il centrocampista più avanzato e metterei Savic. E poi io farei esordire questi due giovani. Vogliamo provare a fare questo obiettivo. Mettiamo Peters e Lefebvre. Sperando che non facciano troppi pasticci. Ora ragazzi, calma, sangue freddo, perché è una parte delicata di questo match. È finita. Finisce qua. Ce la siamo veramente giocata. Palla a terra, passaggi. Facciamoci alzare il pressing loro e cerchiamo di mandarli a vuoto. Siamo riusciti a farlo senza rischi. Vinciamo contro il Torino, partita fondamentale, vittoria, anzi fondamentale per le sorti di questa stagione. Vittoria che in fin dei conti per me è stata meritata. Sì, sì. L'Inter che alla fine vince contro il Napoli, forse questa non ci è va una bene, notizia, perché ci Napoli, va bene, il Napoli l'Inter è prima tanto, non ci possiamo arrivare all'Inter, però... L'Inter penso sia seconda, non prima, la Juve è prima. No, in realtà ora sono veramente allo stesso punteggio. Bene, molto bene che il Napoli abbia perso, ci conviene tantissimo. Restiamo a 47, sempre ottavi, però il Torino ora... ha perso dei margini di punti. Ma anche la Roma, guarda, 50. La Roma non so se ha pareggiato o no, abbia perso, ma vabbè, andiamo a vedere nelle ultime partite di febbraio, vedo che ora ci avviciniamo al mese di marzo, no, ha stravinto contro il Benevento. Ah, ok. Niente, ragazzi, c'è da continuare a giocare, punto, non ci sono molte opzioni. Purtroppo siamo ancora in quella zona di metà classifica. Dobbiamo continuare, ragazzi. È l'unica opzione che abbiamo disponibile per arrivare nelle zone europee. Williams salti di controllo palla, dribbling, agilità, scatto, davvero migliora tantissimo. Mentre Peters si avvicina al 70 di overall, che è sicuramente un risultato importante. Ragazzi, chiudiamo qua l'episodio. Prossima partita ancora fondamentale, ancora scontro diretto per non farci superare dalla Lazio. Purtroppo siamo seguiti pari passo da Lazio e Sassuolo, che ci stanno in pressing dietro a solo meno un punto, però anche noi andiamo a fare un certo pressing al Cagliari, con cui condividiamo questo settimo posto. Il Torino ha vinto. Il Torino ha vinto. Dobbiamo mantenere il passo. Ha perso però il Milan, però Milan ha fin troppi punti per noi.
Ragazzi, niente, chiudiamo. Restate comunque sintonizzati perché i prossimi episodi saranno decisivi, saranno fondamentali per le sorti di questa stagione. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un like. Iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. E ci vediamo al prossimo video. Bella!